Ciao ragazzi, oggi che cosa mi voglio proporre? Voglio proporre un unboxing, non dei soliti pezzettini, ma qualcosa di un pochino più tecnico. E allora ho detto, cosa c'è più tecnico di un bel differenziale? Eccolo qua. Abbiamo un differenziale della OX Locker, che secondo me è forse il top per ponti Dana. E in questo caso abbiamo un Dana 44 non Rubicon per Jeep JK. Ho preso questo a caso, ragazzi. Parliamo quindi di OX Locker, come vi dicevo, prodotto negli Stati Uniti dalla ditta OX che si trova a Miami, quindi se volete farvi un giro secondo me ci sta, anche perché Miami vi è andata a fare un bel bagno. E di che cosa è composto? Oltre dal differenziale a 4 satelliti che arriva già completamente assemblato, la OX ci dà questo bellissimo coperchio, quindi vi renderà anche molto molto più carino il ponte esternamente. All'interno invece abbiamo la fondamentale forchetta, che è quella che ci permetterà di inserire il bloccaggio. E io uso questo termine, secondo me l'OX è veramente un blocco di tipo vintage, ancora un po' come una volta. Questo bloccaggio qui secondo me è quello che fa per voi, perché abbiamo all'interno, dovremo montare questa bellissima cloche o attuatore, che ci permetterà attraverso un cavo d'acciaio, che è questo qui, che bisogna comprarlo per della lunghezza esatta in base al proprio kit di rialzo, ma poi lì ci pensiamo noi, e all'interno della macchina avrete questa clochettina. Non faremo altro che azionarla e tac, a questo punto tiriamo il cavo e il blocco si inserisce. E secondo me è molto molto, oltre ad essere carino, è molto funzionale, perché è molto robusto, non abbiamo in giro compressori, non abbiamo impianti elettrici, anche perché ragazzi ormai le Jeep di adesso, o fuori strada che siano, fanno tutte da solo. Tra un po' andremo a fare i raduni e gli diremo: guarda, portami a questo raduno, la macchina ti ci porta, gli dici: guarda, lì c'è la variante nera, mi fai la variante nera, e tra un po' farà così la macchina. Invece qua secondo me è proprio bello bello, perché è veramente veramente vintage. Poi consiglio, quando comprate questo bloccaggio, di dire a Enrico: ordinami anche un kit di ripristino del differenziale, perché poi il meccanico si arrabbia con noi. Quindi per montarlo almeno un minimum installation kit, come dicono gli americani, è fondamentale. Quindi questo qua, abbiamo almeno i cuscinetti del ponte posteriore, i rasamenti per il montaggio. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, seguiteci numerosi, e ragazzi, ciao 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 ciao.